Torna alla vittoria la Tessa dopo il pareggio a reti inviolate con il Montorio. L'11 di mister Giandonato piega il Montereale con un ampio 3-0 e prende la testa solitaria della classifica. La gara si apre sotto la guida del signor Zamparelli, con i padroni di casa con insolita divisa bianca e gli ospiti in tenuta verde, e con il gioco che tarda ad arrivare, tant'è che la prima azione si registra al 21esimo. Magnante prende palla sulla destra, sfila al limite dell'area ospite e da posizione centrale conclude debolmente tra le braccia di Scimia. La risposta ospite arriva con D'Ortensio, che dopo aver rubato palla a Silvia sulla tre quarti entra prepotentemente in area, ma la sua conclusione viene fermata dall'ottimo Masciangelo. Siamo al 37esimo e il rischio corso scuote i ragazzi di mister Giandonato, che in due minuti si ricordano di essere la capolista e calano le carte in tavola. 39esimo, acuto di Tonti, la Tessano prende palla sulla tre quarti e con un'azione da cineteca ubriaca la difesa monrealese e sblocca il risultato, trafiggendo Scimia sul primo palo. I ragazzi di mister Di Felice non hanno neanche il tempo di capire cosa sia successo, che arriva il raddoppio a Tessano. Traversone dalla sinistra di Magnante, Soria domestica e con grande lucidità fredda Scimia, realizzando il nono sigillo stagionale. Si chiude così la prima frazione di gioco e dopo due minuti di recupero l'arbitro Zamparelli manda tutti a riposo. Al rientro in campo la musica non cambia, tanto agonismo con il gioco che ristagna a centrocampo, i ragazzi di mister Di Felice particolarmente nervosi. Nei primi 25 minuti rimediano il giallo Ortis, Federici e D'Ortensio. Il cronometro scorre fino al 31esimo per registrare un'azione di matrice aquilana. Federici dalle retrovie lancia in profondità D'Ortensio, che in sospetto fuorigioco ha la palla buona per accorciare le distanze, ma il suo destro a incrociare lambisce il palo. Si susseguono una serie di sostituzioni fino al 36esimo, quando il neo entrato Mainella si mette subito in evidenza, riceve in area e da buona posizione batte a rete, mancando di poco il bersaglio. Il giovane Tessano cerca il gol con insistenza e tre minuti dopo ci prova da distanza proibitiva, sponda di Soria e sinistro ampiamente fuori. È una Tessa che crea diverse occasioni da gol, almeno in questo frangente, e dopo tre minuti arriva il 3-0. Azione personale del bomber Soria, progressione imperiosa e destro a incrociare per il gol che vale la doppietta giornaliera e il decimo stagionale su 13 gare disputate. Si chiude così una gara che regala l'ottava vittoria alla Tessa e infligge la quarta sconfitta al Montereale.